Buongiorno a tutti, sono Martina Ravatlicheri, sono logopedista ed edultologa. Io sono Salva e sono qui a fare queste ricerche perché sono disfagica, post radioterapia per un tumore alla lingua. Oggi addenseremo del vino, che è perfetto per accompagnare ogni menù festivo che si rispetti. Le festività sono un momento di unione e di socialità in famiglia, in cui ci si riunisce attorno ad una tavola imbandita. È importantissimo per chi soffre di disfagia poter partecipare a questi momenti, non solo con un menù idoneo, ma anche con un buon bicchiere di vino per non rinunciare al brindisi. Per questo oggi vi faremo vedere come addensare il vino in pochi e semplici passaggi. A me piace il vino, ma ne sento solo il sapore perché a causa della radioterapia a cui sono stata sottoposta ho una mucosa molto sensibile. Questo può essere comune a molti di noi, però non vuol dire che dobbiamo rinunciare a sentirne il gusto. Adesso prepareremo il vino con tre diverse consistenze. Qui verseremo due misurini di addensante, qui 4 e qui 6, e alla fine vi faremo vedere il risultato finale. Attenzione, non tutti gli addensanti sono uguali. In questo caso per il vino abbiamo utilizzato un addensante a base di gomma di xantan perché in odore, in colore e in sapore. Inoltre ha una consistenza leggera. Aggiungiamo una piccola quantità di vino a coprire la polvere e poi giriamo. Mescoliamo per 10-20 secondi. Aggiungiamo altro vino prima di arrivare alla quantità di 200 ml. Queste sono le tre diverse consistenze che abbiamo ottenuto con le diverse quantità di addensante.